tu! Ah, ehi ehi ehi! E allora, spero stiate bene, un'intervista piemontese con l'attrice, in modo scherzoso, Katrin J. Zeta Junior, mia madre in realtà. Allora, mamma, il piemontese, da dove nasce, da dove parte? Tu ricordiamo, sei nata ad Alba? No, aspetta, hai origini di Alba? Sono nata a Torino, mio papà è della provincia d'Alba e la mamma è nata a Carignano. Sì, mamma, un po' più stemperata. Un po' più tranquilla. Assolutamente, qua stiamo parlando con persone proprio totalmente. Ma sai quante persone amano questo video del piemontese? L'ho scelto apposta. Sì. Allora lo rifaccio? No, buona la prima, non ci sono filtri qui. Puoi dire quello che vuoi. Vado avanti? Assolutamente. Dimmi qualche parola. I cussot. Che sono le? Le zucchine. Le sciule, okay. Sono cosa sono? Le cipolle, ok. I prus, le pere, ok. I pum, le mele. Ma cerchiamo di trovare un risvolto a tutto ciò. Mm. Allora, da cosa è nata questa cosa? Io, come forse tutti o qualcuno sa, vado al mercato sì, la mattina e ho sentito che c'è gente che parla tanto il piemontese e mi è piaciuto comunque, visto che mia mamma mi ha illuminato con queste parole e ho detto ma sì, dai, perché facciamo un bel video per Rotocas e parliamo un po' del piemontese, anche se il mio canale non tratta i dialetti ma tratta le lingue. Ed è per questo motivo che adesso mia mamma, mamma Rotocas, ha piacere di raccontare a tutti voi che seguite questo canale la sua vita e soprattutto che cos'è stato per lei il dialetto piemontese dall'infanzia. Prego, tu sei nata ad Alba. Sono nata a Torino. A Torino, scusa. Da genitori e il papà della Priocca d'Alba in provincia di Cuneo, la mamma di Carignano. Tra loro due parlavano in piemontese, anche se avevano un dialetto diverso, perché avevano un dialetto diverso, e tra loro due parlavano in piemontese. Io però non parlavo, poi da grande non parlavo con loro in piemontese, quindi io non so parlare, proprio fare un discorso in piemontese, però tante parole le so. Per esempio, questo video, che quando uno va al mercato ci sono ancora tanti piemontesi, ce n'è ancora, Porto Palazzo un po' meno, però qua ce n'è di piemontesi. Allora, 2 chilo prus, il prus è la pera, 1 chilo pum, i pum sono le mele, candaga in cestino frole, le frole sono le fragole. Ah, stasera vi fe i cussot in carpium. I cussot sono le zucchine. Questa sera voglio preparare le zucchine in carpione. Che cos'è il piemontese? Cioè, se io ti chiedo come descrivi il dialetto piemontese, che cos'è per te? A me è piaciuto avere due genitori piemontesi e sono molto legata al piemontese. Io ho ancora quei pochi parenti che mi sono rimasti dalle parti di mio papà e ogni tanto, quando ci vediamo, quelle poche volte, mi fa piacere sentirli parlare in piemontese. Bello! E cosa pensi quando... Mi fa pensare all'infanzia dei miei genitori. E cosa pensi quando ci sono giovani che non sanno e dovrebbero una parola di piemontese? Cioè, non ti piange il cuore che i dialetti e il piemontese soprattutto non lo sanno più? Cosa ne pensi questa cosa qua? I dialetti si stanno perdendo. Perché adesso ci sono i cellulari. Sì, ma tu che cosa pensi di questa cosa? Che mi dispiace un po'. E si potrebbe fare qualcosa? Si dovrebbe fare qualcosa? Certo, dipende dai ragazzi. Sì, si potrebbe fare qualcosa, ma loro magari si vergognano di parlare nel loro dialetto. Magari. Interessante questa cosa qua. Sì. Come mai, secondo te? Si vergognano tra di loro, perché poi magari i ragazzi hanno dialetti diversi. Cioè, tu dici che magari ci può essere quel bullettino che dice: ah, tu sei stupidino perché parli piemontese. Parli in piemontese, o parli in veneto, oppure parli in pugliese. Cioè, secondo te vieni stigmatizzato un po' dai altri ragazzini, no? Magari cioè... non sei tanto apprezzato, può succedere. E il motivo principale per cui, dal tuo punto di vista,
È importante far rivivere i dialetti. Qual è di preciso? Io ti dico qual è, cosa penso io poi, eh. Il dialetto fa parte della cultura, fa parte dell'origine della terra. Esatta cosa. Sì. E quindi il dialetto è parte di noi stessi, della nostra anima. Quindi me lo vuoi fare un piccolo sponsor? Se ti dovessi obbligare a fare uno sponsor del dialetto, tu cosa fai? Impara il dialetto perché è bello, no? Cosa? Così, una cavolata proprio. Fai una specie di Sì, pubblicità sì, progresso per il piemontese. sì. Come ti Parlate qualche viene? volta in piemontese, conservate le vostre radici, non dimenticatele, conservate le vostre radici, Ascoltate, mamma che sono Rotocas. importanti. Ascoltate. Sai cos'è? Ogni tanto la gente così non sa esattamente proprio, manco per fare l'esempio di preciso, tutta la fatica che ha fatto Edison a creare la lampadina. Lascio questo paragone perché semplicemente il piemontese è un po' come una nostra parte che noi non ricordiamo più e che secondo me è bello far rivivere. Voi pensate che se ci fossero tanti italiani più cultori di queste cose qua, noi probabilmente anche secondo me all'estero verremmo considerati meglio, nel senso che dal momento che sappiamo l'inglese, sappiamo anche altre lingue, se facciamo vedere, anche presentiamo l'italiano come un italiano in cui che era vario un tempo e non era una lingua unica, facciamo vedere soprattutto che ci teniamo al nostro paese. Sì, è Cosa ne pensi? vero, io quest'anno sono andata in vacanza in Val d'Aosta e lì in Val d'Aosta hanno la carta d'identità in due parti, una parte in italiano, una parte nel dialetto patois, nel dialetto loro valdostano. Capito? E questo è molto bello, che persino sono un documento di identità. È bella questa cosa, che ancora adesso li hanno così i documenti. E tu che stai guardando questo video, stai a guardare? Impara il piemontese. Ciao a tutti, da Rotocas. Yamadu! Ah! Grazie di aver visto questo video, a presto.